Signore e signori, Franco Lauro vi augura la più cordiale buonasera dal pallone tensostatico di Siracusa in occasione della gara d'andata del secondo turno della Coppa dei Campioni di Pallamano. Di fronte ai campioni d'Italia della Ortigia, Montedipe, Siracusa e di campioni della Germania orientale del Vorwärts Frankfurt sul Roder, una formazione fortissima che indubbiamente sta mettendo a dura prova la formazione italiana, un impegno quasi proibitivo sulla carta, ma che gli italiani stanno onorando alla grande. Dopo il primo tempo il risultato vede la Montedipe Ortigia Siracusa in vantaggio per 9-8 ed ecco che gli arbitri, che sono gli israeliani Zataschi e Neutmann, danno il segnale d'avvio per la ripresa. 9-8 dunque per i giocatori italiani, che sono in tenuta blu nella tradizionale tenuta della formazione siciliana, e sono sulla sinistra dei vostri tre schermi in difesa, attaccheranno da sinistra verso destra, mentre in attacco c'è ora subito la formazione tedesca orientale. Non va a buon fine questo primo pallone offensivo e dunque c'è ora la manovra di Mauceri per l'Ortigia Siracusa, poi prosegue l'azione Franco Chionchio, ancora Chionchio, il terzino ventottenne della formazione campione d'Italia e della nazionale, ancora Chionchio, gira lentamente la palla molto lontano dalla porta tedesca, ora prova probabilmente un'entrata Chionchio, poi cede ancora fuori la palla Mauceri, Chionchio ancora. La difesa molto attenta, non riesce a fermare in questo caso Chionchio, bravissimo a pescare l'angolo basso alla destra del portiere tedesco orientale, dunque aumenta il suo vantaggio 10-8 l'Ortigia Montedipe Siracusa. Era stata in vantaggio dalla metà del primo tempo al quindicesimo circa sul 4-3 per la prima volta, poi ancora 6-5, 7-6 in vantaggio la formazione siciliana, prima di chiudere con un gol di Mauceri alla conclusione del primo tempo sul 9-8, ora 10-8, ma subito la replica del forwards di Francoforte sull'Oder e un fischio arbitrale, la decisione di concedere il tiro di rigore per i tedeschi ed è il numero 3 che se ne incarica. La parata, attenzione, la parata di Augello per la formazione siciliana, è stato Uwe Seidel, ventenne, a fallire questo tiro di rigore, poi l'attacco che non va a buon fine dell'Ortigia Siracusa e il pallone viene riportato in avanti ora da Ber Metzke, 23enne della formazione tedesca orientale, sta soffrendo oltre ogni previsione la formazione tedesca orientale, dobbiamo ricordarlo, la DDR è arrivata terza alle Olimpiadi di Seul ed è una delle nazioni più forti nel campo della pallamano, la squadra italiana dunque si sta comportando benissimo, è un risultato molto importante questo, ma vedete ora trovano la rete i tedeschi orientali, molto bella la conclusione di Andreas Nagora, uno dei migliori marcatori, va a colpire alla destra la porta siciliana e siamo sulla 19, mantiene una rete di vantaggio la formazione siracusana che attacca ora nuovamente con Mauceri, poi prosegue l'azione Zavrko Zovko, l'anno scorso allenatore e giocatore della formazione campione d'Italia. Ricordiamo un tricolore prestigiosissimo per i siracusani, quest'anno sulla panchina c'è Carmelo Greco dalle giovanili. Zovko dunque torna nel suo ruolo di giocatore leader in campo, giocatore guida, lo jugoslavo che ha dato tantissimo in questi anni alla pallamano siciliana con i trionfi nazionali che riportano dunque anche in Europa l'Ortigia, quest'anno Montedipe, Siracusa. In attacco Mauceri, il passaggio per Chionchio che si incunea della difesa, va a cercare l'angolo basso, non lo trova e dunque il contropiede velocissimo, l'azione che va a buon fine per i tedeschi orientali ed è stato Mark Hanschke a realizzare, la regia ci ripropone opportunamente il replay della rete che riporta in parità le due formazioni dopo
un inizio favorevolissimo alla Montedipe Siracusa. C'è stato il recupero del forwards di Francoforte, la società ASK di Francoforte. L'anno scorso si è spostata la sede da Berlino a Francoforte sull'Oder. Intanto vediamo ancora questa azione d'attacco fermata, era Zocco che tentava l'entrata, il 34enne terzino sinistro, ex nazionale jugoslavo, giocatore di grandissimo talento, un vero leader in campo. E fuori ancora l'azione dei campioni d'Italia, c'è Chionchio fermato fallosamente, c'è qualche contrasto ora fra Andreas Tam e Fabio Di Giuseppe. Può proseguire l'azione ora della Montedipe Siracusa. In attacco i campioni d'Italia, il tiro che viene parato dal portiere tedesco. Ma l'azione può proseguire ancora in attacco per la Montedipe Siracusa. Mauceri riceve palla in questo momento, la scambia con Chionchio, sono molto lontani dalla porta tedesca orientale. Mauceri, ancora Zobko, poi l'entrata o almeno il tentativo di entrata fermato fallosamente. Era ancora una volta Di Giuseppe a cercare la conclusione personale ed è stato l'arbitro Neutmann a fermare il gioco, a comandare la punizione in favore dei campioni d'Italia. In attacco ancora con Mauceri, lascia la palla a Zobko, si incune a Zobko e subisce fallo. Subito il muro difensivo dei tedeschi orientali, in tenuta gialla alla destra dei vostri tre schermi. Ora in attacco Chionchio sul settore di destra dell'attacco italiano. Chionchio si incunea e va a farsi parare il tiro. Una bella entrata, una bella iniziativa personale del bomber siciliano. Il tiro di rigore comandato per Zobko. Zobko, vediamo, a segno Zobko, uno specialista. E vogliamo ricordare che è stato anche nel primo tempo molto importante. Zobko ha realizzato 2 tiri di rigore su 3 nei tiri da 6 metri, a uno 0 su 1 di percentuale, 2 su 4 complessivo, 50% per Zobko nel primo tempo. Il più preciso è stato comunque Mauceri con un ottimo 2 su 3, un 66%, con 3 tentativi però. E ancora in attacco l'Ortigia, viene fermato dagli arbitri l'attacco di Giuseppe e va, o almeno tenta di andare in contropiede la formazione tedesca con Bernd Metzke, 23enne, viene fermata però dagli arbitri. Poi prosegue l'azione ancora la formazione tedesca con Tam, poi ancora Metzke, Tam, poi Metzke, Tam, Schulz, palla persa dai tedeschi orientali. La partita si mantiene sul filo dell'equilibrio ed è Mauceri che riporta palla in avanti per i campioni d'Italia. Supera lentamente la metà del campo di gioco. Ricordiamo che stiamo trasmettendo dal pallone tenso statico della Cittadella dello Sport di Siracusa, la gara di ritorno della gara di andata del secondo turno della Coppa dei Campioni 89-90. Di fronte ai campioni d'Italia, ora in attacco il tiro di Chionchio che non ha fortuna, bloccato dalla difesa, poi il contropiede veloce dei tedeschi orientali. Avversari dei nostri qui a Siracusa sono i tedeschi del Frankfurt Forwards, e a segno ora con Bernd Metzke, uno dei migliori marcatori dei suoi colori. Nel primo tempo 1 su 1 per lui, 50% con un errore nel tiro dalla grande distanza. E siamo di nuovo in parità, 11 per la Montedipe Ortigia Siracusa, 11 per
Lask Forfers di Francoforte su Loder. In attacco Chionchio, perde palla però sul passaggio di Chionchio l'Ortigia, e il contropiede veloce va a punire la formazione siciliana che si trova sotto nel punteggio. È stato molto bravo in questo caso Schulz, Klaus Dieter Schulz, 28enne di 1,86 m, 13 presenze nella nazionale tedesca orientale. E dunque l'Ortigia ora deve riportarsi in avanti cercando di ovviare a questo errore che ha consentito il facile contropiede e la realizzazione ai tedeschi. In attacco Mauceri, riceve ancora, scambia sulla destra con Chionchio e in avanti i siciliani vengono bloccati fallosamente. Intervengono gli arbitri israeliani, comandano ancora un tiro di punizione per i nostri colori. Pallamano introdotto nel 52 nel gruppo sportivo dell'esercito, la ASK Forfers, e già nel 55-56 la squadra tedesca ha partecipato ai campionati maggiori della Oberliga. E a segno intanto, molto bella la conclusione, rimane anche leggermente infortunato dopo la parata molto buona del portiere tedesco orientale, la realizzazione di Marco Bossi, 28enne alla sinistra. Ed ora c'è un cambio nelle file dell'Ortigia che si è riportata in parità sul 12-12. Difende questa situazione di equilibrio perfetto la formazione campione d'Italia e perde palla in attacco la formazione tedesca. Vediamo se c'è il contropiede dell'Ortigia, rapido fino a un certo punto, poi il tiro nell'angolo alto alla destra del portiere sotto l'incrocio, ed è la realizzazione di Luigi Rudilosso che riporta avanti i campioni d'Italia, 13-12 per la Montedipe Ortigia Siracusa. E dunque partita che rimane equilibratissima e più che mai interessante, con 18 primi e 30 secondi da giocare. Ricordiamo che si giocano nella pallamano due tempi da 30 minuti, dunque siamo quasi alla metà della ripresa, tutto ancora da decidere in questo confronto internazionale molto importante. E vogliamo ricordare anche che nel primo turno i campioni d'Italia hanno eliminato i turchi dell'Arselik. Ora in avanti i tedeschi orientali, ed è Tam che scambia con Metzke, poi ancora Tam molto lontano dalla porta italiana, fermato fallosamente. Tam riceve ancora la palla e scambia sulla sinistra dell'attacco tedesco orientale, ora si allontanano ancora, poi c'è Olaf Plates che arriva a sostegno da dietro, ancora Tam, poi si libera dentro Metzke, tenta l'entrata, viene fermato fallosamente il numero 2 Plates. Vedete che vanno a sistemarsi in difesa i giocatori italiani, il nuovo entrato Corrado Bronzo molto importante in difesa in questa fase, appena 19enne il pivot siciliano. In attacco i tedeschi orientali, fermati ancora fallosamente dai campioni d'Italia. Tam che lascia palla ancora a Uwe Seidel, 20enne, con molte possibilità, un discreto talento. Hanno perso palla in attacco i tedeschi orientali, non hanno avuto fortuna in questo caso, ed ora l'Ortigia Siracusa si riporta in avanti, Rudilosso, poi Chionchio, poi Mauceri, poi ancora Zovko. Chionchio, Mauceri, Zovko, ancora Chionchio, marcato stretto, subisce fallo dal numero 7 Metzke. Rimette in gioco dunque con questa punizione l'Ortigia il pallone in zona d'attacco, Mauceri. Chionchio cerca di liberarsi, ancora Metzke che commette forse fallo su di lui, poi Mauceri fermato ora fallosamente. Fusina, Alessandro Fusina, 18enne alla sinistra, poi Mauceri ancora in attacco, la Montedipe Siracusa
Chionchio cerca di liberarsi per il tiro, poi trova il compagno Zovko al centro dell'area d'attacco e c'è l'intervento falloso. Si alza l'urlo della folla che gremisce come sempre l'impianto della cittadella dello sport. Ricordiamo sempre naturalmente che proprio al lato del pallone tenso statico c'è sempre fermo in attesa da 20 anni dell'apertura il palazzetto dello sport di Siracusa, molto più bello, molto più ampio. Mauceri si libera bene e subisce fallo, ma vedete che non sono di questo avviso gli arbitri, protesta il pubblico, va in contropiede la formazione tedesca orientale con Andreas Nagora, 27enne, 1,91 m, 27 presenze in nazionale, ma c'è stato il fischio degli arbitri che ricordiamo ancora sono gli israeliani Neutman e Zataski. Hanno fermato il gioco per poi consentire una nuova ripresa in zona d'attacco ai tedeschi con il numero 3, Seidel, poi ancora Zedke. E in attacco la formazione tedesca orientale, Metzke, poi Tam, ancora il numero 7 Metzke, tenta di liberarsi, la palombella che non trova però il bersaglio, ha subito fallo, vedete inquadrato di spalle il numero 13 dei campioni d'Italia Marco Bossi, l'ala sinistra, e si riprende dunque con questa rimessa in zona d'attacco dei tedeschi orientali. È il numero 11 che manovra Tam, poi Seidel che prosegue l'azione e infine trova l'angolo basso alla sinistra del portiere siciliano il numero 8 Andreas Nagora, e la regia ci propone il replay, molto bello il tiro schiacciato a terra che va a pescare l'angolo basso alla sinistra dell'estremo difensore siciliano. E dunque c'è il nuovo pareggio dei tedeschi, ma si prosegue in perfetto equilibrio a metà superata della ripresa, dunque partita che si deciderà probabilmente allo sprint, emozioni a grappoli dunque in questa gara d'andata del secondo turno della Coppa dei Campioni. Il ritorno, lo ricordiamo, si giocherà l'11 novembre. E vogliamo ricordare anche un altro impegno internazionale della Coppa della Federazione Internazionale per la Cividin Trieste. Cividin Trieste che se la vede in giornata con i tedeschi occidentali del THW di Kiel. Palla recuperata dai siciliani, ora intanto seguiamo questa azione, il tiro e la rete della Ortigia Siracusa. È stato molto bravo Di Giuseppe a pescare l'angolo alla destra del portiere, imparabile la sua conclusione. L'Ortigia Montedipe Siracusa si riporta in vantaggio 14-13 e attacca di nuovo in tenuta gialla la formazione tedesca orientale. Nell'ultimo turno di campionato le due formazioni più forti, proprio i campioni d'Italia dell'Ortigia e la Cividin, si sono incontrate in una partita bellissima che i siciliani si sono aggiudicati in un finale emozionante di strettissima misura, con capovolgimenti negli ultimi secondi di gioco. Tra l'altro quest'oggi non sarà utilizzabile ancora nella Cividin Massotti. L'Italia comunque comincia a recitare un ruolo importante anche in Europa. Intanto i tedeschi orientali vanno a realizzare con il numero 2 Olaf Plaitz. La regia ci propone il replay della marcatura che rimette le cose in equilibrio 14-14, non si spezza l'equilibrio, vedremo chi riuscirà, e sarebbe veramente un risultato clamoroso. L'Ortigia sta già tenendo a bada una formazione fra le più forti d'Europa, dunque un risultato che già così può ampiamente accontentare la società del presidente Carnazza, da 3 anni campione d'Italia. Punizione e rimessa già in gioco la palla in zona d'attacco
per i siciliani. Chionchio cerca di liberarsi per la conclusione personale, poi serve fuori Maucieri. Ancora l'azione offensiva dei siciliani, è stato fermato Zobko fallosamente, dunque ancora una punizione per la Montedipe Siracusa. Chionchio marcato stretto dal numero 7 Metzke, si accusa del fallo Bern Metzke, 23enne, 33 presenze in nazionale. C'è un cambio per, deve uscire con esclusione temporanea in attacco, perde palla l'Ortigia, spreca questa occasione, vediamo l'attacco di Seidel, poi si fermano i giocatori tedeschi, lasciano trascorrere i secondi, cercano opportunamente ora il cambio, ora entra Andreas Tamm in attacco, i tedeschi giocano molto lontano dalla porta, Tamm poi ancora in mezzo il pallone per Tamm, poi Nagora subisce fallo in azione offensiva, il numero 10 Mark Hanschke, il miglior marcatore dei suoi. Hanschke, lo vogliamo ricordare, nel primo tempo ha realizzato un 2 su 3 dai 6 metri. Ora è Tamm che tenta la conclusione personale, angolo basso alla sinistra di Augello, è molto bella la conclusione secca che va a insaccarsi, dunque si complicano le cose in questo finale di partita per i campioni d'Italia che vengono superati per 14-15. Deve ora inseguire dunque la formazione di Siracusa in attacco con Chionchio, poi Maucieri, cambia gioco sul settore sinistro dell'attacco siciliano, poi di nuovo sul settore destro Chionchio, Maucieri, un pallone per Zobko, ha servito da dietro, una bella palla ancora Maucieri, poi Chionchio va a pescare sul settore estremo di sinistra dell'attacco siciliano il compagno smarcato che nell'occasione era il numero 11 Di Giuseppe. È un'azione ancora che non trova sbocchi in attacco. Nel secondo tempo cambio in difesa Di Giuseppe con Scognamiglio centroavanti, è stato un primo tempo molto aggressivo in difesa da entrambe le parti, la ripresa più o meno sta confermando lo stesso Carvaccio. Intanto in attacco Rudy Losso, si gira, forse trova Chionchio, ma c'è l'intervento di Metzke falloso, è rimasto anche colpito probabilmente Metzke. Intervengono gli arbitri, gioco fermo per consentire ai sanitari della formazione tedesca, una delle più forti della Germania orientale. Lo scorso anno, dicevamo, si è trasferita a Francoforte sull'Oder conquistando il nono scudetto che si aggiunge ai 7 secondi posti alle 4 terze posizioni in campionato. Inoltre ricordiamo anche che l'ASK ha vinto 2 volte la Coppa Nazionale nel 79 e nell'83 in campo nazionale, mentre vedete inquadrato il tabellone della regia quando mancano 8 minuti e la formazione siciliana deve recuperare una rete sul 14-15. Dicevamo la squadra ha raggiunto il primo successo internazionale, intanto il pareggio molto bello ad opera di Maucieri, 15-15, e dunque 8 minuti che decideranno il confronto fra campioni d'Italia e campioni della Germania orientale. È andato a pescare l'angolo sinistro basso in questa occasione l'attaccante siciliano, dicevamo il primo successo internazionale nel 75 per l'ASK Forwards quando si è aggiudicata la Coppa dei Campioni battendo in finale i fortissimi jugoslavi del Bora Banja Luka per 19-17. Quindi ha partecipato 5 volte complessivamente alle coppe europee la formazione tedesca orientale, in attacco e a concludere ancora con il numero 10 inquadrato dalla regia Mark Hanschke, dicevamo miglior marcatore dei suoi,
e di nuovo in vantaggio il Francoforte. L'anno scorso finalista nella Coppa della Federazione Internazionale, l'equivalente di una Coppa UEFA del calcio, coppa persa in finale in favore dei tedeschi occidentali del Turu di Düsseldorf. In attacco Mauceri, forse cerca la soluzione personale, poi si fa scappare la palla e perde l'occasione. In attacco la Montedipe, Siracusa, vediamo Metzke che cede indietro palla al portiere tedesco orientale. Ora la partita naturalmente si fa ancora più emozionante. Ecco che intanto il passaggio in difesa, vedete l'intervento di Scognamiglio sul numero 3 tedesco orientale, poi Metzke, come avevamo ipotizzato, Carmelo Greco ha mandato in campo Scognamiglio in difesa. L'attacco tedesco orientale non trova sbocchi e lo riesce a trovare però proprio con Hanschke. Quinto gol per Hanschke, miglior marcatore, si conferma questo giocatore di 1,88 m, 23 anni, ed è doppio il vantaggio dei tedeschi orientali. Proprio nel finale hanno preso questo vantaggio che non è incolmabile, ma indubbiamente complica particolarmente le cose ai campioni d'Italia. Battute conclusive di questa gara d'andata del secondo turno della Coppa dei Campioni, ritorno l'11 novembre, ma i campioni d'Italia devono fare di tutto per cercare di ridurre il distacco. Ora è il numero 11 Di Giuseppe che scambia con Mauceri, poi Chionchio, si libera Chionchio, il tiro di Chionchio non va a bersaglio, palla recuperata ancora dai tedeschi orientali, e Metzke che opportunamente fa passare i secondi. C'è un cambio intanto nelle file tedesche orientali, entra con il numero 3 Uwe Seidel, tiene palla e fa trascorrere ancora i secondi. Metzke, poi Tam, poi ancora il numero 10 Hanschke, poi Seidel scambia con Tam sul settore di sinistra e Metzke prosegue l'azione dei tedeschi orientali, poi ancora Metzke, Seidel, ancora Seidel, il cronometro va avanti, Metzke tenta la conclusione bassa schiacciando a terra la palla, è bravo Augello in questo caso. Mancano 4 minuti soltanto alla conclusione, 4 minuti per recuperare due reti per i campioni d'Italia. Mauceri scambia con Chionchio, supera la metà campo la formazione italiana. Chionchio tenta il tiro, forse la conclusione personale, Palombella vincente in questo caso, Palombella vincente, va a segno l'Ortigia. Siracusa, vedete la finta di Chionchio che sbilancia il numero 10 Hanschke e poi va a sorprendere anche l'estremo difensore tedesco orientale. Conclusione in volata, 17 per i tedeschi del Francoforte sull'Oder, 16 per la Montedipe, Ortigia, Siracusa. In attacco ora Tam, poi Metzke, poi ancora Sam. Seidel ha scambiato sulla destra ed è ancora Tam che prosegue l'azione per il Francoforte, tenta l'entrata, non ha fortuna in questo caso. Hanschke fermato fallosamente da Mauceri, si riprenderà con questa punizione per il Francoforte. Battute conclusive di un confronto emozionantissimo. La pallamano si conferma ricca di emozioni, specialmente ad altissimo livello. Una partita di Coppa dei Campioni che tiene con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo, 3 minuti soltanto da giocare. Dopo aver concluso in vantaggio per 9-8 il primo tempo, i campioni d'Italia hanno avuto anche un doppio vantaggio sul 10-8 nella ripresa, all'inizio proprio, poi sono stati raggiunti ed ora superati, 17-15, massimo vantaggio per la formazione tedesca orientale, ora 17-16 e meno di 3 minuti da giocare. In attacco Seidel, poi Tam, poi Metzke, ancora Tam. Seidel non raccoglie il suggerimento di Tam, ma riceve ora, forse tenta la conclusione personale, lo fa ora la formazione tedesca orientale con il numero 2 Pleitz, Olaf Pleitz, 25enne di 2 metri, 34 presenze in nazionale tedesca orientale, ma non ha fortuna, va sulla sinistra di Augello il tiro di Pleitz e dunque
attenzione perché l'Ortigia ha un'occasione per riportarsi in parità. Gioca con molta attenzione, con molta cura questo pallone in attacco. Zobko, poi Mauceri sul settore di sinistra dell'attacco, è andato a schierarsi con il numero 13 Bossi, poi Chionchio che riceve da Zobko, subisce fallo e dunque si riprenderà con questa rimessa in zona d'attacco per i siciliani. Lo jugoslavo Zobko fermato fallosamente, ancora necessario l'intervento degli arbitri. Vedete il muro difensivo dei tedeschi orientali. Chionchio, poi Mauceri cerca di liberarsi sul suggerimento di Zobko di Giuseppe, non ci riesce, subisce fallo. Una partita comunque molto corretta fra i campioni d'Italia e i campioni della Germania orientale. Vediamo il tiro alla parata, ancora molto bella, vicino al palo di destra. Il tiro era stato di Zlavko Zobko, è stato molto bravo il portiere tedesco Uwe Kern. Dopo che sarà stato asciugato il campo si potrà riprendere a giocare un primo e 15 soltanto da giocare per l'Ortigia, che deve recuperare una marcatura ancora ai tedeschi orientali. Vediamo se va a buon fine questa azione. Mauceri, attenzione perché sta per perdere palla, la Montelli beve, la recupera Zobko, viene fermato fallosamente. E ancora una punizione quando manca un minuto ormai, poco più alla fine, e seguiamo dunque con grande attenzione queste fasi. Si scalda anche il pubblico del pallone senza statico. Mauceri, palla persa in attacco, ma attenzione perché gli arbitri hanno fermato il gioco sull'intervento di Bernmetzke e concedono ancora la rimessa in zona d'attacco ai siciliani. È Rudy Losso che ha la palla, Luigi Rudy Losso alla destra dei campioni d'Italia. E siamo nell'ultimo minuto. Mauceri, si alza l'urlo della folla di Siracusa. Mauceri ancora in attacco i siciliani, vediamo se scambia con Chionchio. Chionchio tenta forse la conclusione personale, non lo fa Zobko, poi il fallo. E attenzione, attenzione, Zobko è stato fermato fallosamente. Gli arbitri israeliani comandano una conclusione di rigore per i giocatori italiani e vediamo se va a buon fine. Dunque Franco Chionchio ha nelle mani il pallone del pareggio, a segno, schiaccia a terra il pallone sulla destra del portiere al fianco del palo. Cambio nell'Ortigia, Montedipe, Siracusa, ultimissimi secondi di gioco. Potrebbe essere un risultato di grandissimo prestigio, un'inquadratura sul pubblico. Poi vediamo questa azione, Scognamiglio va a chiudere su Seidel, poi l'attacco che non ha fortuna, pallone recuperato, contropiede, fermato Mauceri fallosamente. Scognamiglio, prosegue l'azione della Montedipe, Siracusa, ultimissimi secondi di gioco, fermano il gioco gli arbitri. Rientra Chionchio che era uscito dopo aver realizzato il tiro di rigore. 17 per la Montedipe Ortigia Siracusa, 17 per la ASK Forwards di Francoforte. E attenzione, scade il tempo in questo momento e gli arbitri, pensate, chiamano al centro le due squadre. Vedete, c'è qualche cosa da chiarire, ma gli arbitri chiamano soltanto per un applauso finale le due formazioni. Risultato storico per la pallamano italiana, 17-17 della gara d'andata del secondo turno della Coppa dei Campioni. Il ritorno l'11 novembre. Ed è tutto per la pallamano dal pallone tensostatico della cittadella dello sport di Siracusa. Chiudiamo sugli applausi del pubblico siciliano.